Wow. Questo è purtroppo un difetto. Ho dei relè che sono questi. Devo cambiare uno di questi relè qua dentro. Dio. Vabbè. Pazzesco. Davvero, qua è silenziosissima, cioè guardate, ho un cazzo di rumore. Più silenzio. Va a zero qua.
Mike, Santiago, Portugal 7, Santiago, Quebec, Mexico. Very good evening, my friend. Thank you very much. Report is 5N7258. My name is Robert. Location is central part of Poland. Back to you, Zulu Sierra 1, Papa Zulu, Sierra Papa 7, Santiago, Quebec, Mexico. Ma question à notre invité, Sephora, qu'est-ce que vous avez envie de demander? Oui, je voudrais savoir dans Tokaiwa. Questa radio ha un problema. Ha due problemi in realtà. Quando cambio le bande, ogni tanto la radio diventa muta. Questa radio ha avuto la modifica, non c'è più il commutatore rotativo interno, ma ci sono dei relè. Ci sono dei relè che commutano la banda e poi c'è un relè che è fatto così. No, non è questo, va bene, è da qualche parte. C'è un relè, eccolo, che chiude il contatto di, insomma, che fa sentire la radio, che la fa funzionare. Questo relè è difettoso e a volte io devo prendere la radio a pugni per farla funzionare. Questa cosa non va bene. Quindi vorrei aprire questa radio e vedere se riesco a cambiare il relè senza bestemmiare troppo. Ora ovviamente non sta più facendo questo difetto, perché volevo... Ecco. Ah no, ecco. Va bene. Vediamo un po' se lo fa adesso. No, non lo fa più. Ovviamente. Sto facendo il video, quindi il difetto è sparito. Vabbè. Nel frattempo, perché non dare una sistemata all'accordatore? Una sistemata. Non ha niente che vada male. Quindi perché devo aprirlo? Ma non lo so, per curiosità, giusto per dargli un'occhiata, magari vedere se c'è stato qualche arco elettrico, dargli una pulita, controllare se c'è dell'ossido, semplice curiosità, va bene, a noi la curiosità piace, ma piace anche usare cacciaviti elettrici. Perché siamo nel terzo millennio. Mi serve un portaviti. Eccolo qua. Oh, che meraviglia. Va bene, se mai avete voluto sapere come è fatto un MFJ945E al suo interno, eccovi accontentati. C'è una grossa bobina detta anche bobinone. Poi ci sono dei condensatori ad aria molto belli. Poi c'è tutta una serie di cose e oggetti, come potete vedere qui. Queste sono cose e questi sono oggetti. Poi c'è un filo arrotolato e degli altri fili che collegano le cose alle altre cose, dove si attaccano gli altri fili che escono. Qui escono fili, vanno verso le cose e uno può fare così ed è molto divertente. Poi qua c'è una cosa arrotolata attorno a un pezzo di oggetto e questo funziona insieme a questo sonaglio che, come vedete, fa questi rumorini. E questo serve per fare il rumorino, appunto. E è molto bello. E l'artista che ha realizzato questo oggetto ha avuto cura di fare anche queste decorazioni molto carine. È un bello oggetto. Veramente, veramente bello. E questo è l'MFJ945E accordatore d'antenna. Ottimo, veramente, funziona a meraviglia. Non vedo segni di arco elettrico, anche se so che ci sono stati archi elettrici. Le decorazioni sono intatte comunque. Per cui lo richiudo e magari dopo gli do una pulita e passiamo all'oggetto della disputa, cioè l'ICOM.
E mo diamo un'occhiata. Diamo un'occhiata all'ICOM, che diciamo è ridotto. Beh, esteticamente non è ridotto proprio bene. Però insomma, io l'ho preso così, l'ho preso usato, l'ho preso a poco, l'ho preso tanti anni fa, me ne sbatto dell'estetica rispetto a tanti radioamatori che, mamma mia, mi tengo le plastichine sul display. No, io sinceramente me ne sbatto, e basta che funzioni e faccia il suo lavoro. E lui, devo dire che funziona e fa il suo lavoro, a parte questo relè, come vi dicevo. Ora vorrei staccare qua interfaccia dei modi digitali. Questo sarà oggetto di un'analisi, perché devo recuperare lo schema per darlo a un amico. Dovrebbe costruirne uno. E va bene. Smontiamo questo ICOM a partire dal sopra. Questo video si fa lungo. Questo apparecchio è stato tarato dal mitico Carlo Bianconi. C'è ancora l'adesivo qui ed è tuttora ben tarato. Ora stacchiamo il cavo dell'altoparlante e questo lo mettiamo da parte. Come vedete, anche qua ci sono diversi oggetti molto interessanti e carini. Vedete, sono molto colorati. Ci sono degli oggetti che si possono toccare e degli oggetti che è bene invece non toccare. E è bello, come vedete è bello, ci sono oggetti divertenti, ragnetti con tre zampe, ci sono questi cilindretti strani colorati e questi fili colorati sono delle gran belle decorazioni. Chi ha fatto questo coso ci ha messo veramente del tempo. C'è anche un filo con una bandierina nera, e è molto bello devo dire. Adesso mi piacerebbe molto ricordarmi come ho smontato a suo tempo l'ICOM, perché qua c'è la modifica a relè. Allora, intanto estirpo questo cavetto, poi mi metto gli occhiali, dopodiché estirpo questa lastra di metallo con dietro un pezzo di carta che copre la modifica. Questo è il circuito della modifica, i dettagli li trovate in descrizione perché è una roba che ho fatto tanti anni fa, non mi ricordo più niente, sinceramente me ne fotto pure. Qui l'isolamento è ancora buono. Tutta questa parte è stata isolata con una vernice fatta con il polistirolo e la trementina. No, è la polistirolo e la trielina. Va bene, adesso devo smontare queste viti. Però qua preferisco usare il cacciavite a mano. Ovviamente perdendo le viti, perché questo cacciavite non è ancora magnetizzato per bene. Lo passo sulla calamita. E voilà. E questo è il gruppo commutazione di banda, relè e vatte la pesca. Qui abbiamo un'altra vite nascosta sotto i fili. Eccola qua. A questo punto l'oggetto dovrebbe in teoria essere libero di muoversi, ma in pratica ovviamente è libero di muoversi. Basta togliere questo e togliere questo e poi abbiamo un filo che va qui dentro e che non ricordo se va saldato o dissaldato. Adesso lo vedremo subito aprendo questo coperchio. Opla, è saldato, quindi non lo muoveremo. E qui c'è il resto della modifica. Banchi di relè. Uno di questi relè, secondo me, è guasto. Quello che dobbiamo sostituire è questo qui. Come vedete si apre pure, perché una volta l'avevo provato a ispezionare i contatti
e io questo lo cambio direttamente, e per usare un termine tecnico, vaffanculo. Notare il dettaglio: non avendo questo maledetto connettore ICOM, maledetto chi ha progettato questo connettore alla ICOM, io lo maledico, allora ho usato dei chiodini di ottone su cui è molto facile saldare, quindi chiodini di ottone infilati nei punti giusti del connettore, e da qua ho derivato il necessario per usare l'interfaccia per i modi digitali, che è questa, che poi vedremo. Chiodini di ottone, signore e signori. Bene, ho smontato il relè, ma nel farlo ho anche devastato le piste. I fori passanti hanno delle bruciature di carbone, quindi questo vuol dire che qua è successo qualcosa, ma la cosa più grave è che le piste da questo lato, per usare un termine tecnico, si sono smerdate, perché di saldare questo coso è stato un po' complicato. Spero di farcela ripristinare tutto, altrimenti non lo so. Ora quello che vorrei fare è togliere questa cosa metallica. Devo dissaldare questi punti, sono difficilissimi da dissaldare, ovviamente, perché è tutto difficile in questa cazzo di radio, e quindi vedremo. Sono riuscito a liberare il circuito da questo schifo di scatola, che ovviamente mi si è aperta nelle mani. Dove c'erano le saldature a stagno? No, dove c'erano le fottute elettrosaldature di fabbrica. Mi si è spaccata tra le mani, estirpando pezzi di circuito da qui. Io non posso che bestemmiare, ma soprattutto mi chiedo: ma quando ho realizzato questa modifica, perché ho fatto i fili così lunghi? Per quale cazzo di motivo ho fatto i fili così lunghi? Non lo so. Comunque, qua la situazione è questa: il circuito è abbastanza pulito, ma questo isolante che ho messo su è tutto a pezzettini, si spacca, e devo dire che non mi è mai piaciuto molto. Quindi vorrei cercare di dare una sistemata e di pulire bene questo circuito prima di rimontarlo, e soprattutto ricostruire questi collegamenti del relè. E questo sarà complicato, ma vedremo come fare. Questo video sta diventando forse troppo lungo e potrebbe interrompersi a un certo punto. Nelle cose ci vuole coraggio, quindi mi sono fatto coraggio, ho fatto le fotografie e ho deciso di eliminare tutti questi fili per ricablarlo un po' meglio, dopo averlo pulito ovviamente. Qua c'è da pulire tutto questo schifo appiccicoso, che non è appiccicoso, questo polistirolo sciolto, che probabilmente ripristinerò magari un po' meglio, però voglio verificare questi relè, perché c'è qualcosa che non quadra. Devo dire che quando ho realizzato questa modifica non avevo l'esperienza che ho oggi. Questa l'ho fatta 10 anni fa, forse di più, e funziona, voglio dire, funziona. Certo, la realizzazione fa veramente schifo, come potete notare, però funziona, fate il suo lavoro, tranne su una banda, quella dei 21 MHz, che non ha mai funzionato proprio bene, e io sospetto per colpa di uno di questi relè. Vedremo. Relè a bagno nell'acetone per togliere l'isolante, che è polistirolo sciolto nella trielina. Volevo mostrare questo perché è interessante, ecco. Diciamo che con un po' di pazienza si riesce a pulire tutto, ma soprattutto usando le dita di neanche meglio. C'è questa, come fosse una pellicola in un certo senso.
L'ho messa perché avevo continuamente archi elettrici su questa modifica. Infatti vedrò di rifarla meglio. Metto a mollo la scheda nell'acetone, cercando di lasciare ovviamente fuori i relè, perché se mi si impasta la plastica dei relè sui contatti, io comincio a bestemmiare da qui all'eternità e non finirò mai più, e la mia vita si ridurrà a un'unica, costante, enorme e gigantesca bestemmia. Cosa che potrebbe anche essere interessante, diciamo così, però al momento preferirei evitare e dedicarmi a, diciamo, a sistemare questo circuito piuttosto che consumare la mia voce invocando invano il nome del Signore. Bene, questo è quanto. Come vedete, metto a mollo la parte sottostante e così, diciamo, che parte qualche sgocciolamento come adesso, riesco a ripulire abbastanza bene. In realtà potrei usare anche un po' il pennello in modo da mandare possibilmente schizzi di acetone sul telefono che sto facendo questa ripresa e contribuire così al mio, alla mia profanità, al mio inveire contro le divinità. Ok, direi che la prima riparazione è stata fatta. Relè montato, seguite le posizioni delle piste. Questo va poi su una delle due schedine qua, che adesso non mi ricordo qual è, però contatti puliti, relè testati, chiudono tutti. Adesso devo capire e testare i contatti dei relè, perché è inutile che rimonto se non faccio questa cosa prima. Ed ecco tutto rimontato, pulito e rimontato, direi non male, un po' meglio devo dire. Ho verificato le connessioni tra i relè e i rispettivi circuiti di filtro e sono tutte a posto. I relè funzionano tutti, le connessioni sono giuste secondo lo schema che è qua, che trovate... vabbè, troverete il link. Se mettessi a fuoco, ecco lo schema. E qua sono tutte perfette. Quindi due relè che vanno sui due condensatori. Insomma, è tutto ok. Ho ripristinato tutti i collegamenti, ho cambiato un cavetto, manca solo l'isolamento che non ho fatto e quindi potrei provarla perlomeno solo in ricezione per capire se ho fatto qualche cavolato. Ho cambiato questi fili che sono questi qua, ho cambiato anche questi perché erano saldati male, erano grossi, erano fili di recupero. Adesso qua è tutto più sottile. Questa è la circuiteria, la logica che cambia in binario, in decimale, e commuta questi relè. Così va bene, proviamo a rimontarla, va. Ed eccoci qua. Stesso problema, non ho risolto un cazzo. Ho
questo punto che è aperto, vediamo se riesco a capire dove, dov'è questo cazzo di falso contatto. Ok, io non so, non lo so. Ho fatto tutto questo per niente? Chi lo sa? Forse no, forse sì. Forse ho fatto un lavoro inutile. Perché comunque funziona. Adesso cambio banda. Andiamo sui 10. Ecco, sui 10 si è... No, è giusto. 10 e 100. Ed ecco qua, Amburgo. Va bene. Andiamo sui 8400. Uno dei miei segnali preferiti. E vabbè. Andiamo sui 7. Non è l'orario dei 7, quelli che la gente chiama 40 metri, ma io odio usare i metri. Io uso la frequenza in kilohertz. Andiamo sui 3. Ci mette un po'. Ok, non è, non è orario, però come vedete commuta. Andiamo di nuovo sui 9 metri, 9 megahertz. Andiamo in AM. Va bene, non c'è niente, andiamo sui 12 MHz. Qua sta funzionando, almeno in ricezione. Sta funzionando tutto. 15. Vediamo la banda dei 21, che è quella che mi creava problemi, però dicevo, il traffico di quello che sembra essere FT, non mi ricordo cos'è questo, FT9, FT8, boh, sbaglio sempre perché non lo uso. Morse. Io non vorrei che sia il relè dell'attenuatore che rimane impestato. Però qua sta funzionando. Insomma, va bene. Una cosa che odio di questo apparato è il cavetto del cazzo di altoparlante corto, che adesso allungherò a 40 metri. E alla fine ho scoperto il problema. Ed eccolo lì. Ovviamente non riesco a darvi un'illuminazione decente con questa lampada di Gesù.
dopo essermi ripreso dal dolore della vita, vi evidenzio il problema. Questo è il relè dell'attenuatore. Che ogni tanto rimane bloccato. E ora sta funzionando. Certo, ora l'ho irrorato di questo, per cui adesso funziona. Quindi tutto il casino che ho fatto non è servito a niente, se non comunque a verificare che i collegamenti fossero corretti e sistemare un altro paio di cose, magari poi isolarlo di nuovo. Ma toccando letteralmente questo relè, io faccio tornare il segnale. Quindi questo relè è andato, è lui che devo cambiare probabilmente. Vediamo. E niente, ora sta funzionando regolarmente. Perfetto. Vabbè. Ed ecco che l'ha fatto di nuovo. Spariti tutti i segnali. Vediamo l'attenuatore. Niente. Allora non è... manco questo. È come se qualcosa si staccasse. Ma che cosa? Io vorrei capire che cosa, perché... Visto? Io non riesco a capire. No, ma questo funziona. È qualcosa qua allora. Niente. Vedremo. La novità è che finalmente trasmetto sulla banda dei 21 MHz. Sono in AM, minima potenza, niente microfono. Se vado in trasmissione, certo, mi si abblanca completamente il display e non capisco perché. Penso per assorbimento corrente. Però ho un'uscita qua. 21-138. Perfettamente allineato. Quindi lui trasmette. Tu trasmetti, oggetto. Bene.